Ciao a tutti, mi trovo in centro città, San Pietroburgo, così finalmente vedete qualcosa di nuovo, anche se non è una bella giornata. Pensate un po' che stamattina ha fatto un po' di neve, c'è ancora qualche fiocco fino fino che scende. Ma vabbè, comunque la primavera è in arrivo, fidatevi. Allora vi parlo ancora di Siria, il tema del periodo, e vi segnalo l'avvenire, non tanto il quotidiano che io non leggo, però il sito avvenire.it, sul quale ho trovato un paio di articoli interessanti che vi metto in descrizione di questo video. Perché sono interessanti? Beh, perché l'avvenire si trova in una situazione un po' strana, forse anche imbarazzante per loro in un verso, perché da un lato un giornale di informazione occidentale, incastonato in questa sfera culturale, di mentalità, di influenza, diciamo, soprattutto occidentale, che tuttavia, rispetto a tanti altri mezzi di informazione italiani, ha un interesse particolare per i temi della cristianità. E questo si riflette negli articoli che scrivono sulla Siria. Primo perché hanno proprio un inviato che si trova in Siria, che in prima persona può raccontare la sua esperienza, può intervistare le persone, i civili che vivono in Siria e darci un'idea un po' meno filtrata, è comunque filtrata perché comunque è filtrata dai giornalisti, dalle loro mentalità, però comunque riporta anche le parole di cosa dicono i cittadini siriani. E poi perché c'è il legame di natura, non so, diciamo ecclesiastica, che lega i cristiani che vivono in Siria con l'Italia. Cristiani che vivono in Siria, ce ne sono di diverse confessioni, ci sono ortodossi, ci sono cattolici, anche se magari con alcune differenze di rito, però comunque consideriamoli dei nostri. E quindi c'è questo legame, questo canale preferenziale in cui l'informazione può scorrere tra Siria e Italia e ci arriva un po' di verità, diciamo così. Allora, ecco, secondo me la mia impressione è che l'Avvenire sia comunque un giornale molto legato all'Occidente, alla nostra visione di quello che, diciamo, il mondo occidentale vuole farci credere su quello che succede in Siria, quindi i titoloni ci sono sempre, aspettate, attraverso la strada, i titoloni ci sono sempre, gli opinionisti ci sono sempre, magari sono comunque influenzati più dagli Stati Uniti che non dalla Siria, o sicuramente non dalla Russia, e quindi non aspettatevi una narrativa molto diversa da quella dominante, però se andate a leggere gli articoli, se andate a guardare proprio il contenuto, specialmente quelle che sono le citazioni delle affermazioni, dei commenti delle persone che effettivamente vivono in Siria, che siano cittadini normali o più spesso ecclesiastici, tipo vescovi. Ecco, queste citazioni fatte in prima persona, secondo me, sono molto molto interessanti, sono forse illuminanti anche,
e ci fanno capire che la verità non è così bianca e nera come spesso ci si vuole far credere. Quindi, ecco, vi consiglio caldamente la lettura. Sì, seguite l'Avvenire, anche perché è un giornale pacifista e quindi vi racconta le ragioni per dire di no alla guerra nel caso ci fosse bisogno. Vi saluto, buona giornata a tutti, ciao ciao.